Quanti sanno che la Bibbia è un libro meraviglioso? Amen. La Bibbia è la parola di Dio, la Bibbia ha un valore spirituale immenso, è incalcolabile, ma la Bibbia è meravigliosa anche per altri motivi. È una collezione di libri poetici, profetici, storici, la Bibbia ha un valore archeologico, la Bibbia è tantissime cose insieme. E per me la Bibbia può essere anche, è anche una mappa e come ogni mappa mostra da dove veniamo, dove siamo e dove stiamo andando. Camminando così a vista è facile perdersi e in questo sta la fondamentale importanza di una mappa. Aprendola noi ci guardiamo intorno, guardiamo un attimino, capiamo dove siamo e da lì possiamo scegliere la strada giusta, la strada che ci riporta eh, verso la direzione che noi abbiamo. E con questi presupposti volevo condividere con voi un messaggio che ho riflettuto, su cui ho riflettuto questa settimana. Il mio professore di biologia al, alle superiori mi diceva che io parto sempre da Adamo ed Eva. E questo perché quando mi chiamava a lezione io arrivavo alla lavagna. Ma non è che gli rispondevo subito alle domande che mi faceva, no, io andavo a monte, andavo a quello che era la causa de, di quello che mi chiedeva. Un po' lo confesso per capire, raggiungere per logica magari eh, quelle cose che mi ero dimenticato, quindi andiamo un po' prima. A volte invece lo facevo proprio perché mi piaceva. Di fatto a me piace andare all'origine, all'inizio, e credo che se noi comprendiamo l'inizio. Siamo già a metà strada, siamo già a buon punto. Per questo motivo, chiedo a Matteo di, di mettere la prima immagine della presentazione, volevo partire dal primo versetto del primo capitolo del primo libro della Bibbia, la Genesi. Il termine Genesi... Deriva dal greco Genesis, che significa nascita, creazione, origine, e possiamo dire che riassuma il significato del, del libro intero. In realtà il, gli ebrei chiamano questo libro Bereshit dalle prime parole del, che ci sono appunto nel principio. E noi troviamo all'inizio della nostra Bibbia queste parole: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Questo versetto è molto particolare, direi. Unico, presenta un qualcosa di unico, molto raro nella Bibbia. Cosa presenta? Presenta una creazione dal nulla. Dal nulla Dio creò i cieli e la terra. I cieli al plurale. Non solo il cielo che conosciamo noi, ma il mondo spirituale lo ha creato. E la terra. Però Dio poteva perfettamente creare il mondo così come lo conosciamo noi, dal nulla con un solo pensiero, ma non l'ha fatto. Ha creato inizialmente il mondo in modo diverso. Infatti al secondo versetto troviamo che la terra, quindi la creazione di Dio, la prima creazione dal nulla che Dio ha fatto, era in forma vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque. Dio non ha creato tutto in modo perfetto come lo aveva in mente già da subito, ma ha creato invece qualcosa su cui poi ha continuato a lavorare. In ebraico il termine tradotto con informe è tohu e significa a, rimanda al concetto di confusione. Da questa confusione, da, questo, eh, da questa massa informe e vuota, Dio procede con la sua creazione. Al versetto 3 troviamo infatti che Dio disse sia luce e la luce fu. Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Poi fu sera e fu mattina il primo giorno. Questo è stato il primo giorno della creazione, una creazione però differente, una creazione che portava ordine laddove c'era disordine, un altro tipo di creazione. Anche per questo motivo, appunto il messaggio, il titolo del messaggio è Le creazioni di Dio al plurale. Quindi abbiamo visto che Dio ha operato prima una creazione dal nulla e poi una creazione nei sei giorni, che ben conosciamo, ma differente, cioè operando su qualcosa che già esisteva. Possiamo dividere i sei giorni della creazione e osservare che comprendono tre separazioni notte e giorno, cielo e terra, terra e mare, e tre abbellimenti, gli astri, gli animali e infine l'uomo. Questi atti appunto si concludono con la creazione di Adamo, il primo uomo. Il Signore Dio formò l'uomo dalla polvere. Il termine polvere in realtà significa anche argilla, fango. Dalla polvere della terra gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. È curioso il fatto che Adamo deriva dalla stessa radice di terra in ebraico: Adamo, Adam, Adamà, terra. Quindi, Adamo significa sostanzialmente uomo, uomo terreno, terroso, della terra rossa, uomo che deriva da questo. Adamo è un nome proprio, ma ha anche questi significati. Perché tutto questo? Sì, siamo andati ad Adamo ed Eva, siamo andati all'origine per vedere cosa? Per vedere un miracolo che Gesù ha fatto e capire il significato dei suoi del suo gesti e delle sue parole e del miracolo stesso alla luce di tutto questo. Nel Vangelo di... Eh, andiamo un attimo insieme, chi ha la Bibbia? Prendiamo eh, il Vangelo di Giovanni, Giovanni 1.1, prendiamolo insieme. Giovanni 1.1, nel principio, queste parole ci tornano, ci fanno risuonare qualcosa all'inizio appunto della Genesi, nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio, essa era nel principio con Dio. Questo principio, in realtà, è ancora più principio del principio della Genesi. Perché in questo principio non esisteva ancora nulla. In questo principio c'era la parola che era con Dio e la parola che era Dio. Al versetto 3 troviamo che ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. La parola. Gesù, come apprendiamo leggendo i versetti successivi del prologo al Vangelo di Giovanni, ha creato ogni cosa, era Dio, era con Dio durante la creazione, quella che abbiamo visto precedentemente. La parola si è incarnata e in un certo momento, in un certo momento del ministero terreno di Gesù, è successo qualcosa di particolare. Andiamo un attimo avanti nel Vangelo di Giovanni, di qualche capitolo, e andiamo al capitolo 8, al versetto 56, alla fine del capitolo 8. Gesù dice: Abramo vostro padre, ha giuito nell'attesa di vedere il mio giorno e l'ha visto e se n'era allegrato. I giudei gli dissero: Tu non hai ancora 50 anni visto Abramo? Gesù disse loro: In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Perché i giudei presero delle pietre per tirargliele? Perché aveva detto una cosa che loro, alle loro orecchie era suonata come una bestemmia. Gesù infatti, dicendo prima che Abramo fosse nato, Io sono, si è identificato con Yahvé, con Dio, il Dio dell'Antico Testamento. Ha fatto una, una dichiarazione aperta ma anche abbastanza velata. Dopo questa dichiarazione troviamo appunto al capitolo 9 che passando vide un uomo, un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo, Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori perché sia nato cieco? Gesù gli rispose né lui ha peccato nei suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha me mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Gesù afferma di essere la luce del mondo, in primo luogo, e afferma che mentre stava parlando era giorno. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre giorno. Quindi, metaforicamente, era giorno. Il giorno e la notte qua assumono un significato diverso, non solo più soltanto una separazione che Dio ha operato nella, nel principio, ma assumono appunto un, un significato di bene e male. Mentre Gesù era nel mondo, mentre Gesù adempiva il suo ministero su questa terra, era giorno. E perché lui rappresentava la luce del mondo. Ma quali sono queste opere che lui poteva compiere, che ha compiuto, solo, in questo, solo durante la sua vita qui? Cosa significa che nella notte nessuno può operare? Vediamo insieme qualche passo per capire se ci sono delle, delle riscontranze anche in altri in altri passaggi appunto biblici. Ci sono tre passaggi che credo sia interessante vedere insieme. Il primo è in Romani 13 al versetto 11 e questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale, è ora ormai che vi svegliate dal sonno perché adesso la salvezza c'è più vicina di quanto di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Qua Paolo dice che la notte è avanzata, riprende in un certo senso questo, eh, quelle, le parole di Gesù, dando però un, un, un insegnamento differente. Spiega che adesso in realtà quando stava scrivendo la, era, era notte, la notte è avanzata, però noi credenti siamo figli del giorno, non siamo figli della notte. In 1 Tessalonicesi 5:2 perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte, ma voi fratelli infatti non siete delle tenebre, così che quel giorno abbia sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e stiamo sobri. Stiamo svegli Poiché quelli che dormono dormono di notte, quelli che si ubriacano lo fanno di notte, ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede, dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Quindi ancora una volta questo dualismo, il giorno e la notte, ancora una volta l'esortazione a stare svegli, a vegliare in, in questi momenti in cui Gesù era sceso al cielo. I credenti sono figli della luce, figli del giorno, per questo motivo, no devo, per questo motivo devono svegliarsi. Ma c'è anche un, un altro appellativo che Gesù stesso dà di se stesso, sempre a riguardo della luce. In Apocalisse leggiamo: Io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese, io sono la radice e la discendenza di Davide. La lucente stella del mattino. Ho approfondito un attimo qualche piccola nozione di astronomia e ho scoperto che il pianeta Venere è l'astro che è nel, nel cielo più luminoso dopo la Luna stessa e che brilla con particolare lucentezza poco prima del tramonto. E poco prima dell'alba. Per questo motivo Venere è chiamato eh, il, la stella della sera e la stella del mattino. Io vedo un richiamo a questo, cioè Gesù dice: Io sono la lucente stella del mattino. Nel momento in cui c'è la notte, Gesù rappresenta la stella più luminosa del cielo e la stella che si illumina in modo più più forte pochi attimi prima che venga l'alba, dove l'alba rappresenta il suo ritorno. Gesù quindi si presenta come la lucente stella del mattino. Il giorno è rappresentato da, dal momento in cui Gesù parlava nel Vangelo, ma poi è arrivata la notte. Ora torniamo alla domanda iniziale. Durante il giorno quale opere doveva compiere Gesù? Nel Vangelo di Marco troviamo lo stesso miracolo, con qualche informazione aggiuntiva. Però leggiamo: giunsero a Bezzaida, fu condotto a Gesù un cieco e lo pregarono che lo toccasse. Egli preso il cieco per la mano. Lo condusse fuori dal villaggio, gli sputò sugli occhi, pose le mani su di lui e gli domandò, vedi qualcosa? Egli aprì gli occhi e disse, scorgo gli uomini perché li vedo come alberi che camminano. Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi ed egli guardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. È lo stesso miracolo, la stessa guarigione che descrive il Vangelo di Giovanni, però ci sono delle informazioni in più. Ci sono delle formazioni che i Vangeli non hanno in un ugual modo. E allora cosa è interessante fare? È interessante fare una concordanza. Leggiamo un attimo insieme questo stesso eh, evento, mettendo insieme appunto i versetti dei due Vangeli. Giovanni 9,6, un versetto che non abbiamo letto. Gesù sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. Perché lo ha fatto? Gesù in altre volte, altre volte ha compiuto miracoli, guarigioni, senza che lui dovesse fare in realtà neanche nulla. Una volta ha compiuto un miracolo, senza che lui ne fosse anche, neanche al corrente, quando una donna ha toccato semplicemente il suo mantello, la sua veste. Perché qua fa tutta questa cosa? Io credo che Gesù l'ha fatto per fare una, un atto profetico, una proclamazione. Abbiamo letto che in Giovanni Gesù aveva appena dichiarato di essere Dio. Gesù aveva detto prima che Abramo fosse io sono e dopo. Ha fatto questo, dice Giovanni, ha sputato in terra, ha fatto del fango con la saliva e ne ha spalmato gli occhi al cieco. Non so se avete, avete visto una somiglianza con i, i brani che abbiamo letto della Genesi, però in effetti Gesù prende del fango, prende la stessa sostanza della terra, la stessa sostanza con cui Dio ha creato l'uomo. È come se Gesù volesse dire, io sono Dio. Io ho creato l'uomo, e con questo gesto io ricreo quello che di sbagliato o di malfunzionante c'è negli occhi, nei nervi, nel cervello di questa persona. Una, una ricreazione, una guarigione. La cosa, e poi comunque appunto eh, questo si. Possiamo vederlo anche dai versetti successivi, quando dice che egli aprì gli occhi e disse: Scorgo gli uomini perché li vedo come alberi che camminano. E Gesù interviene di nuovo, mette di nuovo le mani sugli occhi. A questo punto il cieco fu guarito pienamente. Anche qua Gesù poteva guarirlo con un solo pensiero. Perché Gesù ha, ha fatto questo gesto, grazie al quale. Il cieco all'inizio non vedeva, è stato guarito parzialmente, vedeva qualcosina mentre prima non vedeva per nulla e ha dovuto subire un rimaneggiamento. Perché? Io ci vedo un'analogia uh, un con i sei giorni, con la creazione nel tempo che Dio ha effettuato nella Genesi. Quindi un, una proclamazione di Gesù che si dichiarava... In modo un po' più velato, Dio, facendo appunto quello che. Eh, riprendendo in mano quello che ha fatto parecchio tempo prima. La cosa interessante è che il Vangelo di Marco, poi, nei versetti successivi che possiamo prendere insieme, da Marco 8, 25, presenta un'altra situazione molto particolare. Marco 8, 22, vediamo l'inizio appunto di questa guarigione. Al 26, la fine, dove Gesù gli dice, lo rimandò a casa sua e gli disse non entrare neppure in villaggio, non parlare. E poi, in questo Vangelo, al versetto 27, Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo. Strada facendo, domandò ai suoi discepoli, chi dice la gente che io sia? Essi risposero, alcuni Giovanni il Battista, altri Elia e altri uno dei profeti. Egli gli domandò loro, E voi chi dite che io sia? E Pietro gli rispose, Tu sei il Cristo. Ed egli ordinò loro di non parlare di lui a nessuno. Nel Vangelo di Marco Gesù prima dice, prima che Abramo fosse, Io sono, e poi compie il miracolo nel Vangelo di Giovanni. Mentre invece nel Vangelo di Marco c'è questa guarigione miracolosa. E poi Gesù chiede ai discepoli, chi dice la gente che io sia? E c'è questa rivelazione di Pietro, tu sei il Cristo. Quindi in entrambi i Vangeli vediamo che accanto a questo miracolo c'è una proclamazione di chi è Gesù. Questo è il fatto ancora più interessante che, che fa riflettere. Quindi sul significato, ancora più profondamente sul significato del, di questi gesti che Gesù ha fatto. In Colossesi, leggiamo insieme Colossesi 1 dal versetto 13, abbiamo capito. Capito che è stato Gesù a creare, senza Gesù nulla di quello che esiste è stato creato? Abbiamo visto come Gesù sia intervenuto e abbia proclamato la sua divinità, il fatto di essere colui che ha creato ogni cosa? E poi apprendiamo anche qualcos'altro, appunto, da Colossesi 1, dal versetto 13, dove Paolo dice che Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra. In lui le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose che sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, e lui il principio, il primogenito, dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di lui dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Paolo riceve questa rivelazione pazzesca, questa rivelazione che non troviamo in forma così esplicita neanche nel Vangelo di Giovanni, che è l'ultimo Vangelo ad essere stato scritto. È una rivelazione su, sulla, sulla persona di Gesù. Sul suo, sul, sulla sua, sua persona, appunto, la, una rivelazione molto profonda. <coughs> Mentre invece, andando in Corinzi, leggiamo, poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno a suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo la sua venuta, poi verrà la fine quando conse consegnerà il regno delle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potenza, e ogni potestà. Così è pure della risurrezione dei morti: il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Paolo dà delle nozioni sulla su risurrezione. Perché tutti i credenti, appunto. Cosa faranno? Tutti i credenti vivranno la risurrezione che ha vissuto Gesù. Egli è il primogenito dei morti, è il primogenito dei risorti, è il primogenito di una nuova creazione a tutti gli effetti. Perché noi pensiamo quando pensiamo eh, all'Apocalisse, quando pensiamo al paradiso, ci viene in mente appunto i nuovi cieli e la nuova terra. Ci viene in mente la nuova Gerusalemme. Ma la nuova Gerusalemme è una città a cui c'entro c'è Dio. Ma la vera nuova creazione è Dio e la Chiesa glorificata. Questa è la vera nuova creazione. Questo è il proposito ultimo di Dio. Quello di avere un popolo che Egli ha acquistato per sé, con cui stare per sempre. Questa appunto è la volontà ultima di Dio. Dio quando ha creato il cielo e la terra, Dio quando ha creato nei sei giorni il mondo, quando ha creato il sesto giorno l'uomo, aveva già in mente quello che voleva davvero. Quando Adamo è caduto, aveva già in mente come riportarlo a sé e come vivere con, a, con il popolo che avrebbe acquistato con, per l'eternità, in questa nuova creazione. Quindi Gesù ha creato tutto quello che noi vediamo, tutto quello che esiste essenzialmente. Gesù si è rivelato come Dio, l'immagine visibile di Dio. Nell'Antico Testamento non, non nessuno poteva vedere Dio, ma la, Gesù ha mostrato in questo, ha mostrato l'amore del Padre. E Gesù è anche, con la sua morte, con la sua resurrezione, la primizia di una nuova creazione. Gesù ha creato ogni cosa, Gesù è il primogenito della nuova creazione, ma c'è anche un passo intermedio. Anche noi infatti, perché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Gesù non, non ha creato solo tutte queste cose, ma Gesù crea anche la fede e la rende perfetta, la crea e la raffina, la fa maturare, la fa portare a, a, alla condizione che risponde a, a, alle sue, ai suoi requisiti, ai requisiti che, che ha, in modo che ogni persona possa essere matura e possa sopportare l'eternità con lui. Quindi Gesù in questo è il fulcro di ogni cosa, è il fulcro di ogni creazione della creazione del mondo, della nuova creazione e della fede dentro di noi in questa vita, visto che lui l'ha creata e lui la sta portando a compimento, la sta rendendo perfetta. A questo, a questo serve la vita, a renderci perfetti, a rendere la nostra fede perfetta, finché possiamo un giorno vivere non più per fede, ma per conoscenza, per visione, potendo vedere Dio faccia a faccia, qualcosa a cui bisogna essere preparati. E direi che tutto questo è una bella notizia, direi che tutto questo è una bella notizia e io mentre meditavo queste cose, mentre ci riflettevo, mentre pensavo a Gesù che ha creato, Gesù che, che ha guarito, Gesù che ha creato la fede, mi è venuto in mente un salmo, il salmo 118. Prendiamolo insieme al versetto 22. La vita cristiana non è una vita di sofferenza fine a se stessa, non è comportarsi bene, non è, ma è invece camminare con il creatore ed essere ricreati a sua immagine. In quest'ottica, con questo sentimento, possiamo unirci al sentimento del salmista e riflettere sul fatto che la pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta ora pietra angolare, il fulcro di ogni cosa, il fulcro della creazione, ciò che sostiene, mantiene in vita la creazione. Questa è opera del Signore ed è cosa meravigliosa ai nostri occhi. Questo è il giorno che il Signore ci ha preparato, festeggiamo e rallegriamoci in esso. Volevo concludere questo messaggio, questo, questa piccola condivisione con, questi, con, questo, con questo salmo, con questi versetti, perché c'è della gioia in tutto questo, c'è della gioia nel, nel meditare il fatto che Cristo ci ha creati, ci ha fatto nascere di nuovo e ci guiderà verso, verso l'essere pienamente manifestati come nuove creature. Amen.